Commence demolitions maneuver, Delta. Oh, okay. Forse. Sì, sì, sto guardando se si connette perché a volte... perfetto, fammi uscire da qua. Comunque se i video sono stupendi di Worms, raga. È troppo bello. Worms mi ha fatto... Madonna, ti sei perso ignoto, minchia. Cosa ti sei perso? Capirai. No, no, è stato divertente. Madonna, in Russia, eravamo in Russia con... La madre pace, che partita, madonna. In Russia? Sì. What? In Worms c'è la mappa della Russia. Ah, ok, pensavo fosse la Russia per... Cioè, andate in Russia a salutare il nostro caro amicone. Amico, certo, di una vita. Vladimiro. Mamma mia. Sì, facciamo come l'armata di Vladimiro metti dentro. Insieme a piedi. Certo. A piedi, rigorosamente a piedi. Allora, sono dentro. L'unica cosa che devo sistemare è il titolo. Io provo a entrare. Coprimi qua il principe. Non mi invitate fresco. Adesso ancora, datemi qualche secondo che devo cambiare. Ti avrei invitato subito. Ah, tanto i Grimus che gestisce gli ordini. Ti picchio tantissimo. Botte. Ah, comunque la intro dovrei riuscire a finirla domani, Non vedo l'ora. Fari Fall Guys. Sì. Molto bene. Eccellente. Infatti prima stavo sentendo, facendo il test dell'audio. Bene. Ok, intanto scrivendo bene di Andor episodio. Però comunque ignoto te con Spock delusione. Dai, ma cosa dovevo scegliere? Scusa, non c'era Dark. Io volevo o Lord Casco, ma non c'è. No, io volevo quel Donald Trump hawaiano che usava. No, Donald Trump hawaiano, no. Sì, la prima partita che ho fatto avevo un Donald Trump con la gonnellino con i noci di cocco, le foglie e un microfono sul petto. Ma piuttosto quello che dico lui rispetto agli altri che mi hai propinato. Bravo lui, mi dice sì. Grievous, ecco la foto del Donald Trump. No, io magari gli avrei anche incollato la faccia del vero Donald Trump. Ah, ecco perché voleva Trump. Ma sì, ma qualsiasi cosa, invece mi hai dato Spock, dai, Spock, lunga vita e prospera, dai. A me mi ha messo l'alien, mi ha messo l'alien, io avevo detto Doom, però ha detto voglio l'alien, va bene, metti l'alien. No, l'alien è bello, l'alien aveva una posa bellissima, ti sta bene, ti ho pure messo, va bene. Poi vedrai, ma poi... E a Rex gli hai messo il coccodrillo? Sì. Non vedo l'ora di sbloccarlo, che bello. Se giochi giornalmente almeno per un'oretta sblocchi un sacco di cose. Okay, due tornate invitato e adesso invito anche è proprio quell'oretta il problema. Esatto. Buonanotte. Vabbè, adesso se fai le missioni le sblocchi. Sì, ma scusa Rex, al weekend dici se dovessi fare un'ora a settimana, noi nel weekend fai 7 ore e recuperi. Un'ora al giorno. Madonna, ho avuto. No, okay. Bomba sismiche. No, è andata. Allora, salve ragazzi, come avete sentito siamo tutti incasinati. Io, Rex, Grievous, Gnoto, Nanni. Siamo in 5, però siamo solo in 4 a giocare, però siamo in 5. Siamo in 5, ma in realtà siamo in 4. Gnoto non c'è. Sono come spirito di forza. No, io no, lo ignoreremo e lui sarà assente anche nel gioco. Il gioco lo ignorerà, però la sua presenza c'è. Come lo ignoreremo? Dovrà dire anche lui la sua. No, il gioco lo ignorerà, cioè in senso che è assente, però è con noi. È con il suo spirito. È con noi, sempre. E Yoda con Luke. Sì, no, ci sta. Sarò sempre con te. Mammo Rogarmona. Ingroppato male perché nel male o nel male starò sempre con te. No. Allora scherzi a parte, ci siamo visti tutti Andor. Mi dispiace che la volta scorsa non abbiamo fatto la live a tema episodio 4, pur essendo che la saga abbiamo capito che fa una narrazione ogni 3 episodi, è una sottospecie di narrazione singola. Facciamo il 4 e il 5 uniti perché tanto. No, il 4 non me lo ricordo più. Tutto normale, io l'ho cancellato. Era quello del latte. Che bevono il latte. E tanto quel latte. No, era la scena. La prima ancora. Quando ci sta. Dove c'è l'armatura? L'armatura dello. Ah, ok, del giusto. No, cioè, Nani, parlami dell'armatura di delle due belle. La signora Mon Morta. Sì, sì, Mon Morta. Non ho idea di cosa ci faccia lì. Non può essere un easter egg o.
la prova che l'hanno reso canonico, anche perché ma è solo l'emo uguale. Ma non è canonico, ma non può essere canonico. No, no, non lo è, però è, insomma, l'hanno inquadrata parecchie volte, quindi è difficile sì, è non notarla. Non è che forse... se arriva alla fine, ti immagini se arriva alla fine. Ma se... No, Gesù Cristo, se compare, prego, finisce come finisce no. Il primo potere della forza. Gubi, no. Vanno su Corea, ci sono tutti i capi ribelli e arriva lui. Arriva ragazzi, e se invece era un messaggio, tra virgolette, subliminale per dire che faranno remake del gioco, wow, sai, per la figata. No, ma poi non te ne pensi? Cioè, Dave Filoni ne aveva già parlato in un'intervista, che lui voleva pigliare Starkiller, ma tutti erano... ammazzo tutti. No. No, sì, l'ammazza ma Star Destroyer, sì. Già, sì, è come se il killer di Star Destroyer. Poi una volta. Il killer di Star Destroyer, eh. No, io chiedo la gente vera dopo. Comunque, comunque molti mi hanno, hanno detto, almeno in generale, che non è l'armatura di Starkiller, però il casco è preso da Starkiller, però l'armatura è fatta da, da un'altra Beskar. Caratteristica. Però scopri che è Beskar. Sì, il killer di Starkiller non è manco lo Starkiller quello del, gioco. Del gioco non canonico, ma lui è di una versione non canonica del gioco non canonico. Sì. Quindi dici... è così non canonico che per qualche strano gioco del destino diventa canonico, che potrebbe anche essere. Hai capito? Mister, mister canonico, volte... la scaletta però, scusi, la sigla, ma dove siamo finiti? All'anarchia totale? Eh beh, adesso sì, perché siamo su Andor. Cioè, adesso sì. Ribelle, e sono ribelli, giusto. A cazzo, giustamente. Allora, ribelliamoci. Tanta non canonicità che si annulla da sola. Sì, esatto. Come, più, come meno per meno fa più, però, ricordiamoci. Quindi doppia negazione diventerà poi reale. Sì. Regole del cazzo. Allora... E tu, Rex, parlaci di quel cacciatai invece che è volato nel quinto. Ah, che emozione sentire i motori ionici gemelli che... friggono su quell'atmosfera del pianeticolo dimenticato da Dio. Che bello. Ma mi spieghi, ma io voglio vedere, vero... io voglio vedere in realtà dove atterra, perché comunque sì, quel pilota fa la crociera. La versione standard del cacciatai ha bisogno, come tutti noi ben sappiamo, di banchine d'attracco, non può atterrare in piedi come fa miracolosamente nel Battlefront 2 vecchio, non si sa come. Sì, 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 nel 2 ha delle banchine d'attracco, non è quello speciale che c'ha, come si chiama? Anche quelli di Rebels. Sì, anche quelli di Rebels, sì, sì, sì. No, quelli di Rebels sono TIE Advanced X1, ragazzi. Oh, ah, sì, perché sono più grossi, no, la cappa. Dopo. No, sono più grossi... No, no, sta dicendo perché quelli sono con una cupa più larga. I normali non atterrano mai lì. È vero, ha ragione, sono agganciati solamente. E vi ricordate anche nella base quella... come cazzo si chiama? L'Accademia, l'Accademia sì, Sky? Sì, sì, quello sì che sono appesi, sì. Bravissimo. Ma tutti gli Star Destroyer, fateci caso, sono sempre nelle loro... nei loro alloggiamenti. Infatti le predelline dove i piloti salgono sui caccia... sono sopraelevate. Sì, quello sì, ok, quello sì, lo ricordo. Allora, analizziamo con calma le cose. Facciamo un piccolo riassunto dei tre episodi. Tre episodi. Allora, ok, allora fine... chi è Andor? Vabbè, Andor è un poveraccio disgraziato ladrunco del cazzo. Ah, posso fare uno spoiler? Dica. Che morirà su Scarif. Ah, beh, sì, sì. È evidente uno spoiler molto... Io... secondo me morirà su Scarif. Perché è il motivo per cui la gente ama il suo personaggio. Sì, che esatto. Morirà su Scarif. Esatto. Per chi non lo sapesse, si vede su Rogue morirà One. Morirà su Scarif. Esatto, su Rogue One. Rogue One è molto avanti. Scarif è quel pianeta bello con le palme. Che poi viene sparato dal raggio... tutti i dettagli. Che quel film merita solo la scena finale con Darth Vader che ammazza tutti. No, dai. No, ma dai, per me la parte più bella sono... le scene per la crema, scene più belle. No, la parte più bella è quando vengono massacrati i ribelli sulla spiaggia. Sì. Ah, sì. La che fa spara da zero, ammazza tutto. Uguale è tutto bello. Gente. No, aspetta, sai qual è la parte più bella? Sai qual è la parte più bella? Quando praticamente ci sta il droide imperiale che è simpatico. K2. Lo adoro troppo. Che poi spara con una pistola senza neanche guardare, ammazzo tutta stima. Ok, quando prende la granata. Che cosa? Cioè, tutta stima. Eh sì, la lancia via. Sì, sì, è tutta stima, ripeto. Ma vuoi mettere il cieco che combatte? No, quello l'ho odiato. Quello l'ho odiato. Cirrutimue. Mamma mia, l'ho odiato. Proprio. No, ma Ip-Man. CP Man, sì, è vero, quale cazzo? È lui. Ah, ma noi stiamo giocando supremazia. Mi stavo chiedendo perché vedo cloni diversi. Buonasera. Buongiorno.
In realtà pensava che fosse caccia stellari, stava già acquittando istantaneo. No, no, guarda, la volta scorsa in cui tu non c'eri l'abbiamo obbligato. Meno male che non c'ero. No, infatti hanno visto la live, hanno visto quante volte stavo morendo, ma no. Il mio cervello ormai era partito e quindi non contavo niente. Basta, il mio cervello deve stare dentro un casco. Sì, sì, sì. Infatti mi hanno minacciato che la prossima volta devo stare col casco. Sì. Sì, poi non ti sentono più. Vabbè, in realtà si sente bene. No, comunque, a proposito, ci hanno proposto caccia Ewok stasera, mi avevo detto, perché non fare caccia Ewok? Chi l'ha proposto? Ale. Bungie. Ah, no. Vogliamo i nomi, poi andremo a prendere a casa con l'Ewok. Poi andremo a prendere a casa di notte con le fatine. Le fatine. Allora, comunque, scherzi a parte, partiamo allora con l'episodio 4. Praticamente l'episodio 3 finisce che il nostro caro protagonista Andor è stato acchiappato, preso di mira da questo tizio che gli propone qualcosa e scappa dal... Sì, esatto. Tra l'altro il primo episodio in qualunque cosa di Star Wars dove dicono la parola merda. Sì, è vero, infatti ho letto il libro di che la prima parola no, no, e dicono anche culo dopo. Sì, tu ti ricordi anni fa che c'era tutto quel casino su un episodio di Clone Wars? Perché c'era Anakin che diceva ecco ci sono quasi, però sembrava che fosse merda ci sono quasi. Perché era un ecco detto proprio male. Ma ecco e merda, cioè, suonano proprio totalmente diversi. Sì, ma è nell'episodio quello dove è nel laboratorio, ti ricordi, Nanni, della prima stagione che c'è il virus che si sta per... Sì, e ok. Sta tagliando la porta, a un certo punto dice... ci sono qua, però non te lo so dire come lo dice lui, però... Ti posso assicurare che in effetti c'era un po' di... Ma io non credo proprio un cartone per bambini alla fine. Sì, no, è ovvio. Vabbè, ma un cartone per bambini... Lo piaggio lasciava in no, aspetta. Dicevo, le prime stagioni, l'inizio. Ecco, sì, perché... Era nato quel cartone. E poi è diventato sempre... Più andavi avanti, più aumentava la fascia d'età cui dovevi vederlo. Sì. E poi arrivava alla stagione 7, che praticamente... Sì, cattivissimo. No. Però posso dire una cosa, ma noi che siamo del 90 siamo cresciuti con i film a tema Natale, che le parolacce e cose proprio abbondantemente, la cafonaggine, Christian De Sica e Massimo Boldi, fine. Io ho detto tutto. Sì. Bello. Cazzo, quelli degli anni 90, primi 2000, aspettaci. Mamma mia, Natale 2000 è stato... Io mi ricordo ancora molte scene. Mamma mia, come sto? Mi sento come Vincetto Rosso. No, però quello era. Era Bodyguards. No, Vacanze di Natale 2000. No, era Bodyguards. No, e quando lui arriva alla come cazzo si chiama? La baita di De Sica. Che deve essere restaurata, lui è tipo arriva con la ritmo Abarth, tutto gasato con tutti gli adesivi della Roma con tocchi sul cofano. Ok, tutto contento, no, poi mangia una roba e sta male e sente quando mi inizia a cagare. Ok, scusatemi. Abbiamo avuto una divagazione cinematografica. No, è bellissimo quando poi dico ma è un film per bambini. Noi lo guardavamo. Ecco. Adesso poi corre tutti allerta. No, i bambini non possono vedere. Ma andate dove dovete andare, va, ma per favore. Sono diventati più caffoni adesso i bambini con il polit correct che prima. E appunto. Ma guarda, anche un po' di tempo fa, tipo nei cartoni dei primi 2000, c'era sta regola che non potevano dire la parola morte. Mamma mia, sì, volte... vero. Ricordo nel cartone dei Teen Titans che Deathstroke non lo potevano chiamare Deathstroke perché aveva la morte nel nome. E c'era un personaggio che poi serviva a Deathstroke che chiedeva a uno dei Titans: distruggimi! Perché non poteva dire uccidimi, giustamente. Devastami! Picchiami! E poi è arrivato Dragon Ball dove c'è Krilli che salta in aria malissimo. Vabbè, ma quelli sono anime. No, ma perché sono tutte quelle paroline come eliminare, fai il viaggio all'altro mondo. Ma io mi ricordo ancora anche certe serie TV non potevo usare quella parola alcune volte, quindi dovevano girare la parola. Mi ricordo che alcune volte pure il personaggio faceva finta che doveva fingere, doveva dire non riesco a dire quella parola con la M, morto.
No, non riesco a dirlo, è troppo brutto. Esiste. Sono riusciti a farlo in Ultimate Spider-Man. Sì. Era un cartone molto per ragazzini, eppure sono riusciti a, a scherzare sulla cosa con Deadpool che dice li devitalizzeremo, non riesco a dire la parola. Sì, 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 è vero, con Deadpool. Però Deadpool, sai che era talmente divertente perché ti fotteva, perché loro l'hanno giocato sopra da ridere. E poi quello diceva, sì, come macciullare, cioè usa tutte le parole più sinonimi possibili, sinonimi per dire di morire. Però intanto erano, le parole erano peggiori, quello che stavo usando erano anche le peggiori, però lo usava. La cosa divertente è che Spider-Man glielo dice alla fine, vuol dire uccidere, e lui wow, no, ma che, caro mio, ma che brutta parola, ma diciamo semplicemente aspetta, qual era la parola, le quattro parole, disse no, non uccide, è brutto, dopo diciamo terminare, eliminare, estinguere. Ok, va bene. Va bene, ok. Macellare. Ah sì, va bene. Bellissimo. E poi, vabbè, ma Deadpool è bellissimo che gli ruba completamente la quarta parete in quella puntata. Cioè, sì, sì, sì. Ma lui non è sempre la quarta parete. No, ma io non vedo... Ragazzi, ma avete capito che c'è Deadpool 3 con l'attore che fa Logan, il nostro Jack caro Man, Lego? Sì, 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 sì. Io voglio vedere il terzo film solo perché c'è l'attore Logan. Io no... Che poi ci hanno preso per il culo, perché durante il video, che doveva essere l'interpretazione dell'annuncio del terzo film, mutano tutto l'audio e il video dura 5 minuti. È loro che parlano e facendo... Il classico dei film di Deadpool che ti fanno sempre i trailer troll. Sì, mamma, è loro che spiegano le cose, scene, e io del tipo guardo tutto. E non puoi sentire un cazzo. Sì, e poi dopo quando finisce e ritorna la voce, ah, comunque sarà molto divertente, spero che avete capito quello che abbiamo detto. Ah? Bellissimo, come trollare il pubblico, no, Deadpool, tanta roba. Meno male che la Disney non metterà mano, cioè... È entrato nell'universo, ma poi avete capito che vedremo Deadpool con gli Avengers o con Spider-Man? Madonna santa. No, no, lo posso benissimo. No, io ce lo vedrei bene, io ce lo vedrei bene con Thor. Vabbè, lui inconta tutti, tanto ci sta. No, più che altro è che lui può adesso, perché dall'ultimo film che ha fatto Deadpool 2, penultimo praticamente in questo caso, lui ha un dispositivo che può fare viaggi nel tempo anche sbarra universali, dove si ammazza se stesso con l'attore che lui stesso che ammazza quando ha preso il contratto di Lanterna Verde, mamma mia. O quando nel tempo, sì, universali non lo so, ma tanto non sarà un problema perché ora la Marvel con la fase 4 e 5 sta puntando molto sul multiverso, sì, che si sono rotte le linee temporali, sì, ormai... può arrivare chiunque, sì, da ogni parte. Io l'unica cosa che io spero che voglio che devo rimettere Ghost Rider con Nicolas Cage, ma solo per un motivo, perché devo fare un terzo film almeno per fare il cambio di generazione, cioè e io penso che non ci vedrai un altro attore a fare, lo so, cioè, lo secondo me Nicolas Cage è proprio troppo azzeccato, cioè, sì, è lui. Ma non sai, puoi che... metterne un altro. Lo so, però sai che l'hanno chiuso troppo male con il 2. L'hanno fatto poi a figo dell'imbecille. Ma sono stato. Ma poi... perché è vecchio? Cioè, è uno dei film ancora, diciamo, vecchi. Perché. No. È uscito tempo fa. No, non è datato. Che è l'attore in She-Hulk che fa Abomino è lo stesso del 2012. Ma di che cosa stiamo parlando? Sì, però lì è... Sì, è lui. Sì, è lui. Oh, collegato, però lì. Marcissimo. E però ci rende ancora l'idea, lascia stare. Nicolas Cage, che vabbè, Nicolas Cage vuol dire che è morta la madre pure poco tempo fa e è caduto in depressione, poraccio, eh. Si è ripreso da pochissimo, infatti sta facendo qualche film di serie B proprio. Però fa il personaggio, quello sempre cazzuto, è bravo. Io spero solo che lo rimetto solo per fare una sottospecie di conclusione col suo personaggio Ghost Rider e passi il testimone. Così il nuovo attore che farà Ghost Rider per le prossime... diciamo film di Marvel, io lo apprezzerei questa cosa. Però a Disney non credo, però potrebbe, hanno messo Logan, l'attore di Logan l'hanno richiamato, cioè loro vogliono richiamare tutti gli attori dei vecchi X-Men per riproporre tanta roba, eh. Cioè è un casino il progetto che vogliono fare. Sì, è un progetto. Anche perché ormai gli attori dei vecchi X-Men non è che sono proprio giovinotti. Lo so, però devono mettere il professor X. Allora, ma scopri che in realtà l'attore è veramente sulla sedia a rotelle adesso. Sì. Non hanno problemi. Lui è tornato, però. Sì, lui è tornato. È vero. Ed è morto per l'ennesima volta. Poverino, sì. Lui che amore malissimo. Vabbè, tanto poi se ne va sull'Enterprise. Sì, teoricamente sì. Stiamo sparando a vista. Chi è?
ok. No, comunque, stiamo parlando della Marvel. Comunque, dovremmo fare il commento di Andor. Sì, però sapete che... allora, piccola premessa solo per concludere. Come tanta gente si è lamentata dei film di supereroi al cinema, ragazzi, voi non avete capito un cacchio, ma Hollywood ha aperto il vaso di Pandora con Marvel. Cioè, è un universo talmente ampio che non fare film è improponibile, è impossibile. È come l'universo DC. Ops, ma non fanno più. Deve uscire Black Adam. Che secondo io sono molto contento di Black Adam, perché mi hai fatto uscire Shazam e quindi è giusto che mi fai uscire Black Adam. Sì, ma io non vabbè, ma ci sta The Rock, bravi. Ragazzi, The Rock tutto. Sì, appunto, e quello è il secondo motivo per cui dovete andare a vederlo. Sì, esatto. E Dr. Fate. Sì, sì, Dr. Sì. Fate, grandissimo. Sì, Dr. Fate non vedo l'ora, anche lui. No, io devo... A me è figo solo perché c'è un elmo da come si chiama, da spartano. E però lui è tutta della cultura molto... odio per cui ti piace. Sì. Però è della cultura... No, perché è tipo uno spartano che c'è la cultura degli cos'è, degli egizi. Egizi. Sarebbe nato dello spirito. È un mix meraviglioso, cioè, un mix meraviglioso, capito? No, tanta bella roba, no? Confesso. Comunque, adesso parliamo di Andor. Ah, sì, giusto. Adesso Andor. Parliamo di DC Comics, sì. No, vabbè, abbiamo fatto bene che comunque l'universo ormai Disney l'ha preso i diritti a Marvel, quindi ormai potevamo anche accennare questa cosa. Tanto quelli sono capaci, sì, di mettere Star Wars anche nel multiverso con Marvel, eh? No, Gesù Cristo, è ma sai che figo? No, potrebbero. No. Ma in The Multiverse. Ma no. Tipo metti Batman contro Darth Vader contro Iron Man. Sarebbe... Mustafa era in un episodio di What If della Marvel. Si vede rapidissimamente quando questi qui saltano da me. No, veramente? No, questo non l'avevo notata. E devo rivedere What If adesso. Sì. No, vabbè. Tutto... Vabbè, buonanotte. No, comunque, dai, Grievous, parti con Andor. Dai, partiamo con Andor, sennò qua veramente. Parto di Andor. Raccontaci le cose belle. Sì. Racconta di cose belle, se ci sono. Cioè, era bello, volava. Non ho capito perché i piloti Tie non puntano per i motori a basse emissioni e soprattutto a basso rumore, ma gli piace molto. Ma che basso rumore? Basso rumore è come li per guida e gli scudi. Ma no, devono sentire arrivare, così si spaventano. Esatto. No. Ma come fanno a comunicarsi tra loro? Poi gli dici che hai detto? Che hai detto? C'hanno i comlink sponsorizzati. Che hai detto? Mi è piaciuta questa. È per quello che si piantano, perché quando nel momento in cui cercano di parlarsi si piantano contro le rocce. Sì, no, ma mi piace quando c'era il giovane che faceva il discorso tutto per la libertà e poi di colpa arriva il pilota Tai come per dire ho sentito qualcuno parlare di cose ribelli, no? E dopo la rasoterra manco fosse ma possiamo parlare un attimo della... Abbiamo anche il senso, allora... senso di pilota Tai pizzica. Allora, posso dire una cosuccia? Mo lascio... Delta, tu che sei il pilota provetto, parlaci di... Dai. No. Lui è otto provetta di RC-170. Appunto. No, io voglio solo dire solo una cosuccia. Non diciamo troia. No, io non dico niente. Vabbè, Grivo si è detto una grande stronzata. Però, detto questo, a me piace moltissimo la scena del cacciatai. Ma posso sapere perché si è dovuto mettere in mostra che fa tutto un giro per poi fare solo la cosa della scia dell'acqua per fare l'effetto figo? Sì, ma tu sai, comunque ha fatto poi il raso alla torre. Cioè, cazzo, proprio Maverick di top piano. Sì, fantastico. Io ignoto testimone, ho detto no, se fa il raso alla torre lo spingono in eterno. Sì, però scusa, mettetevi allora su quel cavolo di pianeta sfigato, che i cacciatai saranno due su tutto il pianeta, i piloti saranno due, devono fare qualcosa. Sì, concordo. Mica possono giocare a sabbatico. Non ci sono neanche ancora gli alai da tirare giù, poverini. Bravo. Non sono ancora le focolai ribelli. Interessante. Esatto. Ma posso dire, secondo me quelli vanno in giro a sparare agli animali ogni tanto sulle montagne. Sì, dai, ma un topaga lì. I topi raghi dal Tifel, si sbaglia anche i topi raghi dal Tifel. Sì, fa. Io, ma come sei arrivato là nel TTE qua? Stavo camminando. Tu non vorresti la serie sulla Incom, tipo, che parlino della Incom, dei vari tecnici della Incom che hanno defenziato, cioè che si sono tolti dall'impero e vendono caccia ai ribelli? Ma no, io voglio una serie su Jar Jar Binks. No, sono capace. La vogliamo, ma non ce la vogliamo. Jar Jar Binks and the Gungans. Ma noi Jar Jar Binks and the Gungans. No, no, dal nuovo Padawan of Empire dell'imperatore. Padawan dell'imperatore. In realtà la chiami Max Stupido. Ma che cos'è la nuova serie su Jar Jar Binks? No, che Bombad serie. Bombad. Buma.
No, comunque, piccola parentesi per gli spettatori, avete notato come non stiamo tanto parlando di Andor, vero? Ok. Qual è il titolo della live? C'è molto di cui parlare. È colpa di Grievous, perché non ha la scaletta. No, la scaletta ce l'ha, non la vuole usare. È vero, non ti credo. Sì, fidati, di chiediglielo. Che è Raul, allora, delinquente di un delinquente. No, non c'è. Andor arriva. Andor arriva sul pianeta X, incontra dell'agente X, Y, Z, che ovviamente volevano dare problemi all'impero. E fanno un piano e lì non è ben visto perché è appena arrivato, però poi si mettono d'accordo e iniziano. E poi si scopre che un ufficiale imperiale, ecco, facciamo un riassunto, un ufficiale imperiale è immischiato con loro per aiutarli. E finisce l'episodio, poi c'è l'altro episodio, preparano il colpo. Sì, c'è un episodio in cui provano a conoscersi e... Esatto, nel frattempo c'è un'ispettrice imperiale bionda che vuole fare carriera ma non riesce, perché donna, no, perché... No dai, donna no. Prima però... i neri, poi le donne, e niente. Posso, piccola parentesi, vabbè, quello che ha detto Ignoto in parte è vero, cioè buona parte, il 90% è vero, dell'episodio, sì. Perché praticamente il nostro protagonista arriva su questo pianeta, come si chiama il pianeta? Già me lo sono dimenticato. Il pianeta dei ribelli. Pianeta dei ribelli, bravo. Che contiene però una base di il pianeta dei monti in mezzo alle nuvole. E c'è Hyde che faccia. Ma guarda, già detto così è di 20 volte più interessante di quello che è effettivamente nell'episodio. Posso dire? Allora, udite, non c'è Tatooine in questa serie. Ancora non c'è Tatooine. No, però è un principio per tutti i fan di Tatooine, perché sappiamo che i fan di Guerre Stellari sono tutti fan di Tatooine, praticamente. Sì, certo, però ovvio. La cosa che dice loro praticamente quando vanno in Tunisia mangiano la sabbia proprio. E comunque ecco, vi hanno fatto credere che Star Wars l'abbiano girato nello spazio, invece ragazzi sta tutto girato sulla Terra, cioè vi hanno fregato di brutto. Ma serio, puoi trovare tutto nelle location invece. Sì, sì, Ma in realtà manco il cannoniere, cazzo. Io sono arrivato e sono il primo a entrare. Ciao. Io grazie. Allora, come cazzo hai fatto lì davanti a mi me? Mi è caduto davanti, mi è apparso davanti. Ma sei morto nel momento fortuito. Ah, no, mi sparano. Ma come? Mi è apparso davanti, è sceso dentro le gabbie, la cosa qua, il recinto di... Al gabbio! No? No, G non è, cazzo, io schiacciavo E. Dico, okay. Quanto tempo che non giochi. G non c'è, ma io schiacciavo G. Oh, non riesce a entrare, chi è che non entra? Ero io, non riuscivo a schiacciare il C. Cioè, rimane Nanni ce la fa. Sì, sta entrando. È arrivato. Sì, l'ho visto. Oh, non aveva in tempo. Oh, 1:10. Wow. Madonna, tanta roba. Allora, il fatto... No, il poveretto con la TNT. No, ma aspetta, perché quello che aveva la TTS si chiamava G. Pride Scotti, Jerry Pride Scotti? È italiano, Scotti! Salutiamo Jerry Scotti, dai! A Jerry Scotti. Buonasera! No, signori, buonasera! Ti prego, no. Grande citazione, prima del grande tuffo. Ma... il balzo della fede di Jerry Scott. Ma visto che c'è Hunter Mensch. Che bello, balzo della fede. Ho spaccato tutto. E allora, signori, buonasera. Aspetta, perché... aspetta, il Palpatine, imperatore Palpatine, dice che è la prima volta tempo, è la prima volta che gioca a Battlefront su PC. Grande. Complimenti. Maestà, sono lieto, buon felice per lei. Stiamo parlando male del suo impero. Prima volta sono contento che sia dalla nostra parte. Sembra che il Palpatine sia così cortese da scrivere le sue esperienze perché il popolo le può. E perché io voglio far sapere tutti gli anni di esperienza. Anche su PC, come funziona. Ha pure scritto come in generale. Tutto bene, tutto ok. Questo matto che corre in giro con la pistola. Perché ha palesemente le cuffie con rosa con le orecchie da gatto. No, che gamer. Il palpa. Ma vedi pure Nanni ci mette, perché Ignoto l'ha pensato. No, ma Rex, c'è un Darth Maul sopra l'MTT. Ah, non è un Darth Maul, quello che mi è voluto. Comunque, piccola parentesi, è vero, sì, sono su questo pianeta, il nostro protagonista Andor deve aiutare questo gruppetto di piccola resistenza. Di sfigati, sono quattro montagnini. Cioè che ragazzi hanno gli AK-47, neanche i fucili normali. Il nostro obiettivo è quello di far evacuare il trasporto, ma lo sapete far volare. Aspetta, questo è episodio 5. che è stato. Vedremo e eventualmente. Ecco, se posso dire una cosa che non mi è piaciuta, perché a me sta piacendo un grazie, però. Non mi è piaciuto gli AKM come blaster dei ribelli. Sì. No.
No, cazzo, no. Tanto mi ho cappati malissimo perché li vedi lontano 32 km che sono degli HPL. Ma va, ma quegli affari neanche funzionano secondo me. Ci sono proprio ferracci rubati da qualche parte. Ci esplodono in mano dopo il primo colpo che si fa. Sarebbe stato molto più bello se avessero avuto dei 10-15. Però non gliel'hanno voluti dare personalmente. Ma dagli anche un 10-15 scassato, tipo. Sì, ma anche che cazzo ne so, ma dagli degli 11 rubati, dagli no, no, dire quella parola con la R. E recuperati. E recuperati, esatto, recuperati. Non dire quella parola brutta con l'R perché noi non rubiamo. Noi recuperiamo. Vai a prendere dove ci sono. Anche tu quando ti serve, quando ti serve la pasta, dove la vai a comprare e dove la vendono. Andrew ci sta insegnando come si ruba. Come si ruba la polizia. Sì, è vero. Ah, yeah. Addio. Ma... Tu ricordi, Rex, quel video spettacolo dei quelli che rubavano i DVD che l'avevano girato con le scene di Star Wars, tipo Rogue One, cos'era? Sì, capolavoro, l'aveva fatto l'influenza. Sì, sì, in serie dei due. Ruberesti mai un telefono, un cacciatore? Non ruberesti mai la base, non ci aiuti. Non ruberesti mai i piani della morte. No, no, era tipo rubare i piani della morte nella scarica e poi le adotta praticamente. Non puoi rubare se il proprietario è morto. Esatto. No, ma... in realtà le adotta. Appropriazione illecita. Altrimenti sarebbero abbandonate da tutti. Ma posso dire una cosuccia? No. A me... Grazie. E a me... Sì, poi aspetta un attimo, Nanni, parlando di spade laser, tu sottoscrivi all'idea che Grievous si sia rubato le spade laser dei Jedi morti su Genosis? È arrivato dopo tutto, è arrivato dopo tutti, lo spazzino. Va bene le spade laser. Vabbè, guarda che culo, qualcuno ha dimenticato delle spade laser. Mi no, sai che sembrano, come si chiamano? Così schifo che neppure le sue spade laser originali se le guadagnate. Ancora sono i pellicani, quelli di Nemo. E quelli fanno mio. Usa tutte le quattro braccia per accattare spade. Sì, sì, no, stanno dei filoni. Grievous, quando non spara le ambulanze, lui passa il tempo a raccattare le spade laser dei Jedi morti. No, è che non sono morti per mano sua, sono morti così per però sono, però sono spade laser, non importa. Una spada laser è no, Grievous, una spada laser è una spada laser. È lì che li accompagna, se non li accompagna negli ultimi momenti di vita e poi dice, oh, dammi la tua spada laser intanto, vecchio. Ottima collezione. Madonna, quando Yoda muore, in episodio 6 c'è Grievous. Forza, sfondare, signori, sfondare. No, avevano fatto un montaggio troppo bello dove c'era l'episodio, mi pare, 9. Quando c'è Kylo Ren, sai che lancia la spada, no? Da Grievous della Morte Nera. La lancia, poi dopo vedi che c'è Grievous che corre, fa, no, it's mine, corre e salta. Salta nell'acqua. Sì, può compare da niente Grievous che corre, no, dice yuhuu e salta. E io non ho capito perché l'hanno voluto tramutare in questo spazzino di spade laser, perché in realtà lui ammazza la gente, prende esatto. Ma perché è colpa di episodio 3 che fa andare a uccidere la mia collezione, no, è colpa dei filoni. Vabbè, ma perché in episodio 3 le ha prese, ma non li ha uccisi. No, ma non e non l'ha prese lui, l'hanno presi i droidi. E quello che gliele dà il bimbo. Porca la vacca, che gliele dà il bimbo. Nel romanzo, specificano bene che dice, ehi, guarda che bella la spada laser, lo userò per uccidere. Poi cerca di ammazzarlo. Non c'è di che. Non c'è di che, sì. Ma fatto ridere, no, devo essere sincero, qualcosa di so. No, comunque... sì, allora, ritornando a... ai ribelli belle, sfigati sulle sì, nuvole in mezzo alle montagne. Sì, e dove c'è poi Heidi che saluta i cacciatori che passano. E gli porta il latte, esattamente così. Esatto. Ragazzi, parentesi, Andor ha delle idee molto belle. Parlami delle capre, delle capre con sei corna. Ah, con le sei corna, non con la tre corna che ammazziamo su Kotor, perché quelle non so capre, che so quei cosi. No, quei pecoroni con le sei corna che si vedono ogni tanto, che probabilmente vengono munti anche. Nel caso un cacciataia atterri e arriva il pilota e dice, uè, voi chi siete? Loro dicono, no, ma siamo passati. Guarda, e si mettono a mungolo legato ancora alla schiena. Perché ho immaginato quella...
Chi è che conosce i Yas Moment, Yas Movie, quei Yas, quei cosi divertenti che avevano successo tanti anni fa? SDF, sì, Ecco, sì, vi ricordate quando dice: quel cane, tesoro, quel cane ha un coltello? No, io non ho un coltello, no, no, ce l'aveva uguale. Arriva il cacciatore, il pilota scende: ah, ma avete dei fucili? Ah, no, 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 questi sono dei giocattoli. Servono per zappare la Come terra. la scena quella di Nel caso della K-47 può anche essere vero. Il pilota di cacciatore. No, arriva la tizia dell'ISB e dice: sa perché mi chiamano il cacciatore di ribelle? Tipo, mi dia il latte delle sue capre, intanto lo beve e poi dice: lei nasconde i nemici dello Stato. Lo dice alla capra. Sì. L'ufficiale che parlava alle capre, che Fa sussurrava alle signora capre. Capra, io ho motivo di dubitare di lei. Ci vuole una scena simile a quella introduttiva di Bastardi senza gloria, però con un ufficiale imperiale e il latte blu. Sì, esatto. Sembra giusto. No, ufficiale dell'ISB. Qual era già la scena introduttiva di Bastardi senza gloria? Perché l'ho rimosso. È quello di Hans Come Landa l'hai che va rimosso? Sai che io non lo sopporto quel film. L'ho visto lo so, però la scena iniziale è bella perché Sì, non me la ricordo. e devo dire che sono stati bravi. Così come la scena della panna che ti fa venire voglia di mangiare lo strudel con la panna, quella è stata di bravi. No, ma non mi ricordo qual è la scena introduttiva. Cioè, Però il fisicamente resto è un po' c'è la scena naturopatico. introduttiva, non me la ricordo. Ah, ma sì, giusto, con gli ebrei sotto nella cantina. Ok, adesso me la ricordo. Okay, che c'è il fattore lì con gli ebrei sotto, che la bambina alla fine era quella che diventa poi una ragazza. Sì, ma era un pastore francese, cosa vuoi pretendere? Un pastore francese. Francese. E Ma probabilmente figurati se non era francese. Il latte manco era suo, l'avrà rubato agli spagnoli. Ecco. E beh, certo. E gli spagnoli, come il pai di Timmy Turner, francese. Come la maionese, figurati, dice: no, Francese. no, ma è mio il latte. Ah, è cattivo. Siamo un po' cattivi, ovviamente. Ci mancava di sentirci tutti quanti oggi per Siamo sfogarci. giusti. Ma è colpa di Andor. È colpa di Andor. Ma Se parli di è ribelli diventi cattivo, per forza. Madonna, decisamente. I ribelli sono cattivi. Ma i ribelli tanto ti insegno cose belle come derubare, non rubare, scusa, prendere in prestito Recuperare. illegalmente senza permesso. Parlare parlando dell'impero, del povero Cristo che torna disoccupato, che torna a casa dalla Mamma mia, che No, lascia! torna dalla mamma. La vecchia, c'è la vecchia dietro. La vecchia di Oh, sfondo. che poi gli fai? Gli avremmo trovato un nuovo lavoro, parlerò con lo zio. Lo zio che è tipo il capo mafioso di tanto, Sì, cioè, no, non più sarà tipo Tarkin. Sì, vuoi scommettere? Ma no, zio Tarkin, no, un altro Sì, nome, Tarkin dai. è simpaticissimo. Zio Tarkin ti troverà lavoro. Scusi, Adesso fai anzi, chi sei te? nida. E lei chi è? Io sono tua cugina di 14° grado. Ah, sì, te cosa vuoi? Mio Mio figlio non cugino. trova lavoro, non lo puoi mandare su quella palla dove tu lavori. No, vabbè, ma è occupata. No, Devo posso. parlare con Allora, un giudizio di quella della scena del tizio con la madre. Partiamo È con Nanni. tragicomica, Sì, è tragicomica. facciamo con ordine. Prima Nanni, poi Rex e poi Ignoto. Oh, bravo, Vai Nanni. signor Vai Nanni. Mediatore. Ma Vai qual è la Nanni. scena quella della con la madre? Sì, porca miseria. La tua impressione di quella scena, per tutta quella scena, fino ad arrivare che Molto particolare, molto normale. Cioè, quella mi è piaciuta da un lato perché stiamo proprio vedendo una cosa che raramente vediamo in Star Wars, uno disoccupato che non ha più lavoro e tornasse da una. Cioè, molto. Ci mostrano molto, molto il lato delle persone normali, cosa che non vediamo spesso. Ma questo è puramente vero. La vita di un imperiale alla fine. Come per dire, hanno anche loro una famiglia, non è che se li sparate sono i cattivi. Hanno No, madre e no, figli. infatti. Questa è una cosa puramente giusta. Sì, e poi è figata anche solo la semplicità, il fatto che mangiasse dei cereali. Sì, e beh, mangiava i Ma la cereali. stronzata, vai, secondo me è stata interessante anche quella come. Sì, con latte blu, i Coco Pops. Il Coco Pops. I Tatooine Che li Pops. facevo da bambino. I Tatooine Pops. Invece. Ma non so, io non ho mai mangiato le palline, voi mangiavate le palline, Coco Pops. A me piaceva. Sì. Ah, non erano male, Io dai. non C'era voglio anche tutto. sponsorizzarli, ma li sto mangiando ancora tuttora, eccoli. Colpa. Mostro della puntata. Sì. Devi mangiare i crustiosi, No, ti ricordi? perché I cioè, crustiosi. ci sono i cocchi, ci sono i petali, i cosi, ma come si chiamano? Le briciole, non Le so come. barchette lì, tipo quelle No, barchette. le barchette, I come le risetti, petali. i risi, tipo il riso E poi soffiato. c'è il riso, esatto, e poi ci sono i proiettili delle napoleoniche. Capito No, quali? non sono le cacche del coniglio.
No. Sì, e infatti c'è il coniglio vuoi. Sulla confezione. Ma c'è il coniglio sulla confezione, sembrano cacchi. Non è vero. Tira le righe, no? Poi cazzo c'erano, scusate, però i cilios. E fu così che non li mangiavamo. I cilios erano buonissimi, mamma mia. Quelli col miele? Cazzo, le ciambelline col miele con le tonne. Vabbè, io mi ricordo la pubblicità dell'ape con quelle cose. L'ape, sì, quello che okay. L'ape, no, fa quello l'ape, era buonissimo. Il mondo o i cilios? E fa me, in effetti, meglio. No, non era la voglia. Era la famosa ape, la famosa ape Tito. Qualsiasi cosa. Quell'ape lì si chiamava Tito. No, perché? Perché l'appetito viene mangiando. Sì. Ok, basta, me ne vado. No, no, ma era vero, è vero, è tristissimo. La morte, i dolori, proprio i dolori addominali. Pensavo da te qualcosa tipo, si chiama Tito perché, non lo so, ha distrutto, ha saccheggiato Lidio. Il tempio di Salomone. Si è saccheggiato il tempio di Salomone. No, perché in realtà tu li butti nell'alto. No, perché in realtà si chiama Tito perché tu... Vabbè, si chiama Tito perché tu quelli lì li buttavi nella tazza, che era forma di fossa comune. E allora... Ecco fatto. No, pensavo perché fumava la Casa Bianca. Vabbè, questa mi mancava. Oh, beh, sì, famoso per dire. Scusi, lei non può fumare qui e lui accende la sigaretta. Oh, mio Dio. Oppure ti fa, no, ma ho aperto la finestra. No, non può fare che, ma ho aperto la finestra. Dentataria dei fumatori diventare, va bene. Stiamo è tutto normale, ragazzi. Non parlare di tutto tranne che di Andor, comunque. Sì, è vero. Siamo sempre lì. Allora, comunque è vero sul fatto che vediamo la vita normale di un imperiale. Questa è una cosa molto interessante. Non era proprio un imperiale, in realtà, uno del settore corporativo. Vabbè, però tecnicamente fa parte sotto la fascia imperiale. No, cioè, è interessante che lui fosse... Cioè, lui era in una posizione di comando relativo. Beh, oddio. Vabbè, comunque era vice... vicecomandante. Sì, era vicecomandante, sì. Ma poi appena viene licenziato dall'impero, che si aspetta che l'impero, sai, no, butti, metta le persone inutili in posti inutili, no, lo mollano lì alla berlina e poi magari rifinisce arruolato nell'impero, magari in una posizione ancora maggiore. Che ti fa capire come... Sai, no, cioè l'impero ricicla le stesse persone che... Sai, no... Che licenzia, quindi non... Sì, invece a me sai perché anche è piaciuta quella scena che l'hanno lasciato a casa e tutto, perché secondo me è un bel preludio, poi ne parlavo già con Rex, alla frase che Tarkin dice quando è sulla Morte Nera, che dice i governatori regionali avranno ora il potere. Cioè, quello lì secondo me è uno dei pianeti, i primi pianeti in cui questa, come si chiama, pratica Tarkin di lasciar gestire ai governatori regionali i pianeti. Imperiale ha permesso, esattamente, ha permesso all'impero poi di essere più capillare. La scena dei governatori regionali in realtà già si attua con episodio 3. Cioè, c'era una scena tagliata in cui ne parlano. Cioè, una delle ultime emendamenti che aveva fatto il cancelliere prima di nominare l'impero. Cioè, lui praticamente. Però in realtà comunque quella manovra lì è arrivata molto dopo, operativamente al 100%, ma molto dopo. È arrivata con la morte nella prima morte nera. Esatto, cioè, è arrivata stata post Scarif, diciamo. Post Scarif. Esatto. Diciamo che i governatori regionali erano i sostituti del Senato. Sempre stati i sostituti del Senato perché rispondevano direttamente a Palpatine. Cioè, gli antenati. Sì, ma non avevano così tanto potere. Esatto, ma non potevano funzionare bene finché non era apparsa la morte nera, perché il Senato aveva ancora il suo ruolo di burocratico che questi governatori regionali non riuscivano a sostituire, probabilmente perché erano un po' disorganizzati, penso, all'inizio, o comunque non avevano tutti i compiti che il Senato aveva. Erano diciamo pischelli rispetto ai senatori. Bella posizione, Rex, bella posizione. Si è messo poi non lo so, cioè io la vedo così, Rex, poi non so se tu te l'hai immaginato in un modo diverso, perché comunque è un elemento che viene menzionato, non ne parlano mai bene nello specifico di come funziona il governo, cioè da quello che diceva Luca, semplicemente i governatori regionali comandano tramite l'esercito, ma l'esercito non è mai abbastanza potente nell'impero finché non viene fatta la morte nera, e anche in quel caso non è tanto il potere cioè non è solo il potere della morte nera, ma è la proiezione della morte nera, no? Cioè la paura. La paura, come diceva Tarkin, la paura di questa superarma terrà a bada il sistema. No, sì, è vero. Però io sai che sto pensando, immagino su che sulla puntata di Andor, sulla saga, lui troverà il lavoro questo qua con la situazione della madre, con lo zio, e poi muore a fine stagione. Ma no, dai. Sai che me, cattiveria, sai che cattiveria per una cosa del genere. Sai che fine farà quello? Quello passa ai ribelli.
probabile. No, ma io lo voglio nell'impero, uno che crede no. Era uno che credeva troppo nel... A me piacerebbe, ecco, che invece tornasse utile all'impero e che tornasse a far qualcosa, ecco, all'impero in maniera magari più operativa. Può essere, lo spero anch'io. Entrai magari dentro un sergente tenente. Quello che è interessante secondo me di quella scena è che comunque PSB e in generale l'impero cerca ogni scusa per dire ok, non siete riusciti voi di questo settore a gestire i problemi di terrorismo che avete, ok, siete incapaci, perché comunque non è che avevano tanto i torti, cioè avevano capito che c'era un problema, avevano radunato un gruppo di soldati ed erano andati via. No, avevano agito bene, assolutamente. L'impero che ovviamente ha esagerato, ha detto siete incapaci, quante incompetenze, ignoranza, bla bla bla. E poi è stata male attuata l'operazione, cioè allora, l'idea alla base era buona, poi hanno sbagliato nell'operatività. Però diciamo anche che l'impero stava già più o meno questa stessa cosa, cioè di interessarsi al problema. Se ci fate caso, già dall'episodio appunto 4 e come anche un po' il 5, sta facendo notare che questa situazione di questi focolai ne stanno abbassando un po' meno, se stanno a sbattere. E questa cosa fa capire che non vogliono preoccuparsi per un problema che magari per loro può anche non esistere. È un caso, è successo, sti cavoli. Però ci desta più attenzione, ma nello stesso tempo si stanno limitando. Ecco che mi è piaciuto molto l'episodio 4, ecco, parlando di episodi di scene belle, della tizia, ecco, quell'ufficiale, non so che cacchio è, ma ho già dimenticato il suo grado. USB che ha avuto l'idea di mettersi in testa questa cosa dei focolai, cosa che purtroppo dal casino che è successo l'hanno detto senti lascia stare, vogliamo che prende posizione quell'altro, quello là di colore che non mi ricordo il nome, che sa lui a vedere, ma nessuno si ricorda il nome, diciamo il collega, ecco. Il collega che prende lui le redine, se la vede un po' lui, che poi in realtà si sta anche a sbattere in un certo contesto. E lei ormai è entrato in testa sta cosa, infatti l'episodio 5 fa vedere che sta analizzando molte situazioni, atti proprio di questi focolai, e ne stanno aumentando drasticamente man mano, e ogni tanto al giorno ci sono delle azioni aggressive contro l'impero, non contro l'impero ma furti, tolgono di mezzo veicoli, trasporto, quindi attacchi un po' concentrati, e questa cosa non è da sottovalutare, lei lo vuole far capire. Ma il fatto è che l'impero ha sempre sottovalutato l'alleanza ribelle, perché l'impero ha sempre avuto quella mentalità che un nemico, cioè il problema dell'impero è che è nato dopo la guerra dei cloni, è nato con quell'idea di combattere contro grandi armate, grandi eserciti, e poi si è adattato da quella mentalità, che si basa anche su gran parte delle loro navi, che sono tutte versioni più grosse, più corazzate di quelle della Repubblica, praticamente. Da lì poi si è dovuto riadattare a un grandissimo compito di pulizia e sorveglianza. Sì. E quindi anche lì proiettare il potere. Posso fare una parentesi? Nanni non sta giocando, perché l'ho visto Grius nascosto nell'angolino. Infatti appena mi sono distratto me l'hanno ucciso. Sì, mi sono scoperto. E un angolino ti ho visto. L'ho preso io, l'ho preso. È stato un po' divertente. Ecco perché volevo avvisare di sta cosa. E che stavo dicendo? Io credo che l'impero non creda, cioè non computi l'idea di una minaccia a questo punto. Effettiva, sì. Si sentono troppo sicuri della loro potenza, della loro situazione. E perché non dovrebbero esserlo? Cioè, nel senso, controllano tutti i centri, controllano tutto quanto. E comunque, come posso dire, il crimine c'è sempre stato anche durante la Repubblica. È solo che il fatto è che l'impero è preparato per una guerra, ma loro non fanno la guerra nei metodi convenzionali con cui l'impero è preparato a sostenerla. E quindi, per un motivo o per l'altro, i ribelli, per necessità, devono fare la guerra in modo che l'impero non se ne accorga, e quindi è tutta roba fatta di nascosto. Ok, facciamo così, facciamo parlare a Nani del periodo effettivo, quello che sta succedendo in Rando, perché qua stiamo parlando di una situazione dove l'impero è dopo che hanno abbandonato il concetto dei cloni, che li hanno ormai disertati, tolti di mezzo eccetera, non hanno avuto nemici effettivi da sistemare. Quindi effettivamente parliamo di questo periodo che iniziano questi piccoli focolai. Come ha interagito poi l'impero successivamente? Questo è di Legends, per parlare di Legends qui. Vai Nanni.
Nel canone qua siamo esattamente nello stesso periodo in cui praticamente mentre Andor e il gruppo stanno organizzando questo mega colpo, Ezra e Zeb stanno cercando di rubare un Mailuran. Sì, attualmente siamo quindi... Sì, è vero, la prima puntata di Rebels, sì. No, aspetta, no, no, è più avanti, perché sarebbe la puntata quando quando sono andati loro due Z a prendere il Merura, poi hanno avuto che fare con l'impero e tutto il resto, ok. Ma sì, ovviamente non è esattamente nello stesso momento, sì, però sì, però in senso quello, periodo, ecco. in senso periodo, sì. Quindi ci sono ancora tante cellule ribelli che operano separatamente e non si sono incontrate, quindi deve ancora esserci il grande discorso di Mon Mothma in Senato, sì. Il quale poi deve fuggire e fare il grande discorso che fa nella terza stagione di Rebels, che forma effettivamente l'alleanza ribelle e riunisce tutte le cellule. Quindi ora sì, ci sono tutti questi movimenti sporadici, non una minaccia meno organizzata. Questa è la questione, infatti, dell'impero, che non ha a fare una minaccia. Con l'alleanza, ecco. Sì, perché non c'è ancora un concetto di alleanza. Cioè... Che cosa? Cosa ho sentito? Non lo so. Signorine romane che consigliano. No, aspetta, voglio sentire. E imparerai tutto ciò che ti servirà. Prego. Ignoto, penso. Sì. No, è bellissimo dire una donna sensuale che ti dice così imparerai il tuo mestiere, uomo. Raga, l'unico gioco che riesco a far girare è questo, che è vecchissimo. Adesso abbasso. No, ti preoccupare, non prendesse stato... così tanto. No, è stato divertentissimo. No, perché ti spiego, sto provando a far girare un po' di giochi, no? Sì. E questo sta per andare. Sì. Ah, noi pensavamo che avevi una donna a casa in questo momento e ti diceva ti magari. Spiego come fare una guerra. Sì, non ero qua al computer. Donne che ti vorrebbero. Ah, mamma mia. No, io immagino idiota mentre sta andando al computer arriva la sua raga, chiudo, non lo so. È vestita da tenente generale. No, tenente, dai, il caporale, mettiamo. Di Plotone, imperia dell'antica Roma, donna, parentesi, e ti dice caporali nell'antica Roma. No, aspetta, chi c'era come grado? C'era il non mi viene centurione. Centurione. Dopo il centurione c'è l'ozio. L'ozio, ecco, là, quello non mi veniva il nome. Non so, versione donna non esiste, però immagina una donna in quel momento che ti sta proponendo di venire una visigota. Ma guarda, donna visigota. Ma perché donna? Non perché donna visigota? Non lo so, è Krivus che ha pensieri malati. Io stavo pensando soltanto. Una visigota che viene ad attaccare il tuo castrum piccolino, tipo sul divano. Ma che fantasia avete, raga? No, è Krivus che è malato. Non è... Ne hai fatto uno piccolino con i cuscini, tipo attorno al. Non si può neanche abbassare sta zoccola, capito? Cioè, io sto provando a abbassarla, ma non la abbassa. È vero che ancora parla del tipo, ti insegno io come si parla. Immagino che oltre ad aver fatto il castrum con i cuscini, non hai tipo l'elettricità con le luci, quindi hai le fiaccole per illuminarti. Sì, io a casa certo c'ho i focolari. E beh, certo. Oh, ragazzi, adesso provo a mettere volume dialoghi a zero, voglio vedere. No, vabbè, se continua a parlare questa. No, dovrebbe togliere proprio a sto punto. Vedi? Sì, te lo togli perché i vecchi giochi lo togli l'audio. Non a parlare della squadra invece, la fantasia di team. Allora, partiamo dal fatto che Andor è venuto lì perché è venuto pagato. No, aspetta, diciamo cosa è stato pagato. Cosa gli ha dato per il suo amicone? Il suo amicone cosa gli ha dato per... Sì, il cristallo... quella è stata una citazione che non mi aspettavo, il cristallo della resistenza contro Miracata. Sì, questa è una cosa molto bella. Anche lì non anni stranissima come citazione del tipo adesso i Rakata sono canonici. Sì, cioè continuano a tirarci fuori anche pezzetti di storie collegate poi a Revan. Chi sono i Rakata? Allora i Rakata nell'universo, vabbè, noi in Kotor li stiamo andando avanti. Sostanzialmente i Rakata sono uno dei primissimi imperi galattici, quindi è ovvio che come fosse, è un po' come dire l'impero prima dell'impero, quindi è una cosa bella. Da un lato loro che dicono questo era un cristallo che popoli antichi usavano perché si erano ribellati come simbolo di speranza, perché erano riusciti a sconfiggere i Rakata, che all'epoca erano l'equivalente dell'impero.
Allora, è una cosa bella che sta già Grius, ma io sento la voce della ragazza sotto modo che è bellissima. La visigota di Gnoto. ora sono. Aspetta, mi sono mutato così. No, sentiamo. No, adesso ci sentiamo. Adesso non mi sentite? Adesso sì. Ma là non funziona il cazzo di blocco. No! Leone, il blocco continentale non funziona, cazzo. La nave Naboo è sfuggito il nostro blocco. LOL, citazione. No, però è stata interessante questa piccola citazione. Però, sapete che sono citazioni per chi solo... Ecco i nerd, la situazione di chi è appassionato di queste cose. Le sa. Però vogliela spiegare a chi non conosce questi argomenti. Ma quanto ho detto, ma il pubblico non... Beh, a parte che comunque Guerre Stellari in molti aspetti è... Cioè, quasi tutta la lore di Guerre Stellari non c'è nei film. No, infatti. Il film è raro. Ma ricordo la cosa che mi è piaciuta di più a me? Guarda. Vedere fanteria, che tra l'altro un mio amico mi ha suggerito che potrebbe non essere fanteria dell'esercito, ma fanteria di marina operativa. Finalmente dopo solo, perché quando vanno a requisire tutta la parte delle guardie corporative, dei birri, ci sono dei soldati in armatura. Ah, no, sì, sì. Fanteria. Però sembrerebbero neri, quindi non sono fanteria dell'esercito verde. No, ha ragione. Ha ragione il tuo amico, sì. È fanteria spaziale. Cioè, sono della zona della marina. Interessante che l'ISB abbia truppe diverse rispetto a... E meno male, e finalmente, meno male. Mamma mia, non me lo dire, cazzo, che figa. Ma vaffanculo. Madonna, sto più 64 mi ha rotto i coglioni stasera. Posso dirlo che mi ha rotto i coglioni? Prego, prego. Porca vada, vada. Madonna, che palle. Cazzo di Arc Trooper nero col suo cazzo di colpo potenziato. Aspetta, si chiama Trio 64, picchiami. Sì. ci riuscissi, cazzo. Mamma mia. A tirare i suoi cazzo di colpi potenziati di merda. Peccato che non li hanno nerfati gli Arc. Qui Arc, porca miseria, ma li hanno potenziati in questo modo che è allucinante. Madonna, no, più che altro è che è strano quando giochi in una battaglia dove metà della squadra sono un Republic Commando e chi non è un Republic Commando o è un Wookiee o è un Jetpack o è un soldato Arc. Esatto. C'è qualcosa che non va però, è qua. Sì. Non hai unità, no, ovvio, perché ci stanno... No, raga, questo massacro indiscriminato del nostro corpo. È colpa di Triu. Triu 64. Sì, ma veramente, veramente. Staffa tutto lui, staffa. Triu. Ci sta Triu. Raga, io proporrei di bunkerarci all'inverosimile. Beh. Veramente, trincerarci. Mi dite in modalità Hitler. L'operazione Clausewitz è iniziata. Io sono in modalità droideca. Sì, ti vedo. Che potrebbe andare bene. Senti. Se posso dire che sei Rex, scusa per la battutaccia, ma posso dire che sei una palla. Una palla, eh. No, che deve essere un'unità BB. No, comunque posso dire un'altra scena che tutti tanto dobbiamo parlare per forza. Quando è andato quel tizio, appunto, mi sfugge pure il nome. Le orde repubblicane che si sfondano. Le orde repubblicane. Le orde. Guarda, subito già ammattato perché. Guarda, Triu è già arrivato, ce l'hai sotto di te, Rex. Guarda, cosa? Ha preso questo. Ecco, guarda il figlio di una puttana. Mio, killato. Oh, è morto. Delta, dimmi che l'hai ucciso tu. Sì, allora. Sì, l'ho ucciso io. Comunque hai contribuito. Facci sognare. Poi stai sparando il comando che ti stava visto. Povero comando, un po' mi sta. Comunque parliamo del fatto. Devo sparare ad Arman, mannaggia. Raga, stanno spawnando ovunque. Dai. Ho notato. No, ma dai, ma c'è pure Yoda e Obi-Wan. Ragazzi, Obi-Wan si chiama Slash, è fantastico. E ti Slash. Ragazzi, ma parliamo del fatto di quel bel museo con tutti gli easter egg, citazioni. Parte della battaglia di Kashyyyk con l'elmo di... Sì, ma poi anche la mazza del guerriero di Utapau, sì, che invece viene appunto da... ma parliamo un attimo di quel bel museo di un Twi'lek. Parliamo di quel bel museo che... Non ci ho fatto caso da tante cose, ecco, ditemi un po' di easter egg lì perché non ci ho fatto caso. Ok, Nanni, vai. Che okay, tutti gli easter egg che ho fatto. Ah no, quelli citati da voi più il Calicori e non so se si è vista, ma in uno spot veniva mostrato che c'era anche la maschera di Plo Koon. No, non l'ho vista. Io ho visto l'armatura mandaloriana. Poi cos'è che dicevi? L'armatura mandaloriana poi? Poi ci sta Killer.
Tra killer per qualche motivo. Tra killer, ok. Killer, sì. Vabbè, te l'hanno inquadrato almeno 5-6 volte per dire guarda che sta là. Ma poi le altre cose, ho capito, elmi, cose... Allora, c'era l'elmo di Tarful, così. L'elmo di Tarful. C'è... di Tarful. Sì, c'era l'elmo di Tarful. Ma sarà stato di un altro Woki. No, no, poi di Tarful proprio, hanno inquadrato... No, ma sarà stato il tuo cugino, Tartel. Ecco il cugino. Tutti i cugini, tutti i cugini. Carrefour. Io penso che era un negozio. Io penso che era un negozio, secondo me. Il cugino di Tarful che faceva il commerciante. Sai che lavora in un supermercato su un albero blocco. Vestivo beni di prima necessità. Madonna. No, comunque c'era... Può essere pure che era di un soldato, però... O di un generale. Credo che era forse il casco di quello là che in episodio 3 si è alzato dando l'ordine di attacco. Che fa... Ma poi dopo questo casco... E il bastone, qual era quello là di Utapau, hai detto? Qual era quell'arma? Anni, cosa ti dicevi? I calicori, che sarebbe praticamente l'oggetto sacro dei Twi'lek che usano per... diciamo, viene aggiunto un pezzo ogni volta per ricordare un membro della famiglia. Ah, quello non l'ho visto. C'era, okay, c'era. Okay. Tipo l'albero genealogico di qui. Aspetta, Rex, Rex, ti ricordi quando ci stava l'episodio di Rebels, quando venne l'ammiraglio, quello là blu? Come si chiama? L'ammiraglio blu. È un modo per chiamarlo. Sì, sì, è per definirlo. Io, l'ammiraglio blu. È quello blu con gli occhi rossi. C'è stato un episodio dove la nostra cara Throne. Perché mi viene Throne invece è sbagliato. Tra l'altro lo shock per me, Nani, è stato scoprire che il doppiatore di Ford hanno sfondato Slendin là, il tizio là, il governatore di Kessiki, direbbe. Ah, è vero. Sì, è vero, direbbe, sì. È rimasto male. Poi dovevo fare i collegamenti con starci. Non mi sorprendeva prima poi dovevo... No, ma mi piace perché ha una voce completamente diversa rispetto a quella che è forte. Vabbè, ma è naturale, devono fare i toni diversi, sono bravi. Comunque c'era un episodio di Rebels dove proprio la nostra amica Twilight, la nostra amica vampira di Twilight. Mammoro Carme. No. Twilight, quella là, pilotessa. Twilight. Sentite, quello che è. Bebonic. Comunque la pilota in questione, la nostra amica, dove andare. Che era dici? Sì, c'era un episodio dedicato proprio che doveva andare a ritirare questa cosa qui dell'arbo generale. Infatti dovrebbe essere forse lo stesso. Lo stesso, sì, secondo me. Gli è arrivato il messaggio da Poste Italiane, scusi, c'è il pacco quella. Mi richiamo talmente tanto Rebels che me la ricordavo questa cosa. No, io me la ricordavo invece. Ecco. Immaginati se in questo posto qui fosse entrato veramente Throne, perché ridere. Bello. Che si sarebbe messo lì a dire, oh mio Dio, ma questa è una cosa così, ma questa è una maschera di plomo, ma poi in realtà come ci fosse, sarebbe stato per mezz'ora a fantasticare per ogni cosa che conteneva nel museo, e poi alla fine avrebbe detto, ah, tra l'altro ho capito che siamo un ribelle. Sì, 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 il Rebels fece proprio così, e io sono morto dal ridere, quello ha fatto tutto, vabbè. Forse è pieno di È passato un tizio. Piace l'arte, a proposito, sei una pezza. Sì, 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 sì. Trovo è simpaticissimo. Ma è naturale, perché nessuno avrebbe potuto prendere la maschera di Plo Koon mentre era questa cosa, perché è stata dismessa l'anno successivo e quindi solo un ribelle poteva avere accesso a una cosa del genere. Ma sai che cosa? Mi viene il trandosciano del gioco di Squadrons che racconta nel suo background del perché si è unita all'alleanza ribelle che cercava di farla franca con un quadro rubato, con un falso, ma l'hanno fatto vedere a Tronne, quindi l'hanno mascherato. No, davvero geniale. Poi come te lo racconta con il solito modo da trandosciano. Come poteva sapere che l'avrebbe fatto vedere a Tron mettendomi nei guai. Mi piace una sta cosa. A proposito, avevo dato un'offertona disumana di 4 euro il gioco. Poi volevo comprarlo, poi ho detto no, comunque non mi piace. E non l'ho comprato. Lo ammetto, se metti l'asse sul computer, cazzo, se lo comprerei. Mamma mia. Gesù, ma guarda quanti comando, guarda. 3 comando, 4 ufficiali. Guarda, si spawnano, ragazzi, il fianco sinistro. Fianco sinistro ricevuto.
No, stanno entrando. Fianco destro, destro. Allora, scusi, scusi, prenda riferimento al nord, per Dio. Le basi proprio della tattica. Come, come, dire, come dico io, ah, la mia destra, ma è la mia o la tua? Tu hai detto lato 3. Facciamo così, dimmi est e ovest, porca la paletta. Sono entrati ormai. Cazzo. Ci hanno rubato, ma no, ci hanno distrutto appena una... Dai, devo registrare solo 40 secondi, ce la fate registrare 48 secondi. Provo, ci provo, ci provo, dove cazzo sono? Tutti pezzi di merda. Sono tutti, tutti a ovest, stanno salendo tutti pure. Bravo Delta, così mi piace. Lì, prendete esempio da destra. Ovest e destra stanno, si stanno spostando a tutti e due i lati. Oddio. E la madonna però. Io sto arrivando col super droid, eh. Ci hanno sfondato, ci hanno sfondato. Qualcuno sta sparando all'obiettivo, difendete l'obiettivo. C'è sempre Triun 64 al max con l'arco. È una brutta persona. Sì, l'abbiamo reso. Io trattenuto alla Triun 64 pacca 2. Ma no, aiuto! Oh, è scaduto il tempo, l'avete finita! È scaduto il... No! Oh, ecco. Ho un kill illecito. Ah, mamma mia, è scaduto il tempo e ancora stavano a sbagliare. Ecco. Così possiamo soffrire un altro turno. Mamma mia, che brutta cosa. Allora, comunque, possiamo dire che con Andor, a me episodio 4, è stato simpatico, tutte queste citazioni, bla bla... E l'episodio 5, beh, è un episodio dedicato puramente a far conoscere i nostri protagonisti fra di loro e far vedere quanto sono, quanto si amano e quanto sono sicuri fra di loro, che si dico tutte le, tutte le cose, Un episodio bellissimo dove mostra la grande fiducia fra di loro. Porca miseria. No, mi è piaciuto da morire quando, quando c'era la... Ti è piaciuta anche Terex, quella del... di lui che quando marciavano a un certo punto ha detto lui è mancino. Lui è mancino, quindi dovete metterlo da un'altra parte perché copra meglio. Sì, quello è bello, mi è piaciuto. Ha occhio imperiale, ma mi fa pensare, ma lui ha avuto quindi il periodo imperiale, perché solo un soldato lo sa. Praticamente era lui era tipo, ha mandato anche su Mimban, ha detto, lui ha partecipato alla campagna su Mimban. Non si è capito se ha partecipato in veste di medico, di... Sì, non si è capito. No, fanteria, figurati, l'hanno mandato in un battaglione penale. Sì, però non sai che si deve vedere sta cacchio di scena. Io sono troppo curioso di vedere la sua storia. Infatti sarebbe magari passero certe scene. Ma si dovrebbe vedere di più, perché c'era nel trailer scene con i cloni, perché lui era un separatista. Sì, i due che l'hanno trovato dovrebbero essere separatisti. Secondo me si vedono scene con la fanteria. Ieri maledetti. Sì, ma questo ce lo vedrà l'ultima puntata, quella scena dei cloni, arrivederci, grazie. L'avete aspettato? Ecco, dura solo 2 minuti, arrivederci, grazie. Sì, e poi c'è scritto dedicata a Delta. Dedicata a Grievous. Dedicata a Delta. Vabbè. Dedicata a tutti i fan dei cloni che hanno curato la serie solo per vedere quella finale. Mamma mia, che tristezza. No, comunque... Al di là tipo di Delta, dai, ammettilo che se avessi visto quella scena lì avresti detto ok, per me Andor è fatto. Sì, è finito, sì. L'avete detto, sì. No, allora no, perché Andor devo far vedere una cosa che però lo so per collegare, almeno in episodio 5 l'hanno confermato, che con quando passa il cacciataia e passa su quella struttura imperiale, la prima cosa che dico, ah, finalmente stiamo costruendo la base dell'Accademia Militare Aerea, quella spaziale, quello dedicata allo spazio, quindi per noi piloti. Questo collegherebbe ad Andor, perché tecnicamente lui ha detto che ha fatto il pilota, tecnicamente è un ex pilota. Si mette in culo l'Andia e poi one shot a tutti da lontanissimo. Madonna ragazzi, mi viene da usare B col carro armato, sono un po' condizionato da Warthog. Sì, usalo. Usalo, non posso, magari potessi. Maledetto. Usalo. Poi dici come te che miri sempre col carro armato. Io voglio, datemi un M15. Dov'è il mio M15? Il mio P40. Il mio Semovente. Il mio Semovente bassotto. Guarda sto stronzo. Guarda sto figlio di una puttana. Ti ha colpito. Guarda, ti sta colpendo il l'arc. Oh, se ti abbatte l'arc mi fa ridere. No, vabbè, ma non mi fa abbattere, cioè mi sposto prima che mi abbatta. Ti sta facendo danno, io ti sto guardando, io ti sto ammirando. Ammiro il super droide, ti ammiro, porca paletta.
Ma non c'è un cecchino, Dio santissimo, cioè, se non c'è cecchino io non c'è un cane che fa modalità Stalingrado. Non c'è il condato da stronzi, morite tutti, cani repubblicani, ah no, scusi. Cani repubblicani. Ma invece non è del amico pelato che ha cercato di derubare. Madonna, chi ti ha distrutto? È un comando, questo lo posso tollerare. Okay. Con l'anti, come si chiama, il lanciagranate. Sì, ho capito. Che cosa, Rex Grievous? Che cosa stai dicendo? Il copilato che ha derubato Andor. Ah, vabbè, allora, quello lì prima è tutto sulla fede, che poi deruba. E poi dice, io voglio sapere prima con chi ho a che fare. Intanto Andor vi maluta a fanculo dicendo, io sono stato pagato. Quindi almeno una motivazione. E voi? Cioè, io sono stato costretto a venire qui perché... Sì, non l'ho capito però il giro morale che gli ha fatto del tipo... Allora, il giro morale ci perché sta... Doveva giustificarsi a un certo punto, ma... No, non è che si è giustificato, perché lui aveva già capito che loro stavano facendo tutto questo progetto, però alla fin fine non sapevano il retroscena del fatto che se non c'era lui non si faceva. E questa cosa è del tipo... un po' stupido, perché in realtà potevo benissimo farlo, invece no, c'è una motivazione allora alle spalle, e lui dice io sicuramente perché voi non avevate uomini e quindi mi hanno pagato per fare sta cosa, perché se no non si poteva fare, e quindi sti cazzi, cioè problemi vostri, io sono venuto, sono stato pagato, lo faccio, se no me ne vado. E invece loro sono rimasti del tipo come degli allocchi fessi, no, che se lui se ne va, va tutta a puttane. Cioè, capito? E lui dice, noi stiamo impegnati per fare tutta sta cosa. Quindi sono costretti a starci appresso a lui, capito? Però intanto lui ti ha detto la verità. Quell'altro non ha detto a nessuno che, era che è stato pagato. Quell'altro non gli ha detto altre cose. Oh, madonna, la sincerità fra di voi, porca miseria. No, veramente, è un episodio che io ho detto, vabbè. Ok. Perché ha tutta stima, però stima un corno, perché in realtà mi ha un po' infastidito questo episodio. Però mi è piaciuto che sono finalmente hanno deciso di attaccare, di andare verso la base imperiale. Forse la sesta e magari puntata. Vediamo un po' d'azione poi. Sì, non solo azione, pretendo. Io non mi lagnerò del fatto che vogliono spendere tempo per far conoscere questo mondo. Che poi magari muoiono e non fanno un cazzo. No, no, ma al di là di quello. No, vabbè, ma comunque è rilevante, perché un sacco di gente muore, ma magari è interessante. Basta vedere tre quarti di personaggi di guerra stellari muoiono come dei pirla. Però sì, è vero. Non è quello il punto è che proprio non sono interessanti questi. Sì, non sono odiosi. La ragazza, che cosa mi sai dire della ragazza? Quale ragazza? No. Quale delle due? Quale delle due? Allora ce ne sono due, c'è quella bionda che è anche la Shoshanna di turno, che anche posso capirla. Ma l'altra, quella cosa? Scusa? La bionda non gli piace. La bionda indiana. No, la bionda non è indiana, che l'altra. Ma infatti non ho capito. No, ho detto scusate. La bionda e l'indiana. Ah, ok, scusami, ho creduto che fosse il misto delle due. Okay. Boh. Ragazzi, allora, è entrato da est. Ragazzi, sono entrati da est. Lo so. Hanno sfondato con gli eroi. Hanno sfondato con gli eroi. La ladra. Che noia. No, comunque, vabbè, l'indiano non ha nessun motivo. Cioè, giusto per fare interazione con Andor. Basta. Cioè, io l'ho vista così, non di più e non di meno. La bionda invece sa cose e non vuole dirle, quindi vabbè. No, allora, l'indiana non mi piace come l'hanno introdotta, perché l'hanno introdotta come per dire, lei è la più dura di tutti. Ma lei è ambidestra, lei sa sparare di tutti, lei è quella che ha meno paura di tutti. E poi non fa un cazzo. Più o meno. Cioè, sono quel personaggio che lo pompano tanto a parole e poi alla fine non combina niente. Giusto perché dobbiamo pompare una... Madonna, al secondo posto questo. Cioè, Trius è stato al secondo posto. Ero dei mostri gli altri. Che cazzo è? Andiamo a fare eroi contro malvagi. Che dite che è in 4? Sì, dai, non va è bene. Io ne faccio ancora una. Che poi devo andare. Sì, sì, ma poi la stacchiamo. Conclusione della saga di Andor. Nel frattempo, prima che. Di tutto Andor. No, vabbè, tutto un altro di queste due puntate. Come si sta evolvendo? Prima Nanni, poi Rex, poi Grievous e poi infine io. Vai, Nanni. Così... L'ultima puntata? No, diciamo come sta proseguendo attualmente, come Andor attualmente. Cioè, per il momento cosa sta dando? Che cosa... la tua impressione? Cosa sta dando? Bei dialoghi, matura, belle atmosfere, no? Buon casting, buona recitazione, ma l'esecuzione è lenta, come si è già detto. Esecuzione, concordo.
Io sono ora molto più in hype per Tales of the Jedi che esce il 26 settembre che per il, sì, il prossimo episodio di Andor. Sì, ma io sto aspettando Bad Batch 2, dai, secondo me. L'hanno rimandato al 2023. Lo so, ah, lo so. Ovviamente avevano troppe serie nello stesso periodo. Però che palle, va bene. Invece T-Rex, che cosa mi dici per il momento, impressione? Sì, concordo anche io, diciamo che appunto l'esecuzione è purtroppo molto lenta, cioè io personalmente su 5 episodi forse ce ne sono due che mi hanno abbastanza entusiasmato, gli altri avevano tanti spunti molto interessanti, hanno approfondito e fatto vedere cose che non siamo abituati a vedere in Star Wars, però pesantini, perché veramente lunghi, non succedeva un tubo di niente. Sì. Però ti dico, spunti molto interessanti, figo vedere questa fregata che la Repubblica ha battuta in live action, interessante, tanti spunti interessanti appunto. E speriamo che adesso dalla prossima cominci un po' a orientarsi. Invece Grievous, senza prolungarci dopo perché qua sarà difficile parlare di altro. Abbastanza ex, cioè io dico anch'io, idee interessantissime, tutto quanto, esecuzione soporifera, ma al di là di quello molte volte anche sottotono e che non trae vantaggio dalla moltitudine, cioè da un lato dalla moltitudine di ricchezza che ha Guerre Stellari in quel periodo lì. Mi fa star male l'incapacità che stanno dimostrando nel saper raccontare storie del genere con personaggi nuovi, freschi. Perché Andor è un personaggio nuovo, freschi, per fare qualsiasi cosa. E questo è il meglio che stanno facendo. Quindi devo dire che sono un po' deluso dalle implicazioni di questo più che dalla serie in sé. E poi non è quello che mi aspettavo che facesse Andor personalmente. Cioè mi aspettavo che Andor fosse molto più in elementi sporchi. Cioè tipo, perché cercano, hanno sempre paura di fargli fare cose negative e quindi per certi aspetti la vedo la serie un po' un pelino ipocrita, perché lui è il ribelle grigio, è quello che ha fatto mille crimini, è quello che spara sulle spalle dei suoi stessi compagni, è quello che io me lo immaginavo che un personaggio del genere trafficasse droga, si infiltrasse in, non so, in cantieri imperiali, facesse cose molto più nel campo della malavita per l'alleanza ribelle. E che magari avesse, non so, l'unico amico che si era fatto era K2SO. Queste cose magari ci arriveranno, ma lo stanno facendo in un modo lentissimo. E con guarda che uno ha pure scritto la serie Andor è figa. Come, scusa? No. L'altro dice no. Yes. Nah, una risposta nah, l'altro no. Ne stavo appunto parlando. Questo è stato bellissimo. Ecco. E così la concludiamo. È il mio commento tecnico. Perché noi parliamo, stiamo parlando in questo momento di ciò, bellissimo Grievous. Sì, ne stiamo parlando adesso. Vabbè. No, è tristissimo. Però la risposta di Tenny è nah, è bellissima. Nah. Che te fa? Che dai, fine, no, è fine Maboa. Fine Maboa. Dove parti? Mi devo gridare. È morto. Che cosa è appena successo? Dosso. Dai su, no, ok, non andiamo, è una ciappola, torna indietro, Lando. No, sono qua. Comunque... Lando vai. Lando vai. Ho ucciso Bosco. Ah, va bene. Allora, che cosa vorrei dire io come ultima cosuccia? Devo essere sincero che... sì, è lenta comunque l'esecuzione perché comunque hanno molte belle idee e posso dire che posso fare ancora di meglio, onestamente. L'unica cosa che secondo me, e spero veramente tantissimo, e non sto scherzando, spero veramente che nella prossima puntata che faranno vedere qualcosa di interessante su coso. Ci sono due Darth Maul, ora ce ne sono due di Darth Maul. No, vabbè, no. Ancora col bug. No, non lo accetto. No. No.
Tra l'altro mi piace perché uno è in versione è con una skin e l'altro un'altra skin. Allora, andiamo via. No, ma è uno è Dart e l'altro è Maul, hai capito? No, non ah, giusto, giusto, giusto. Dove Nanni? Manca un Nanni. Mi hanno sbattuto fuori perché stavo mandando un messaggio ed ero in attivo. No, no, ma dai, ma che merda. Che merda. Siamo qua in questa stanzina a tremare di paura. No, allora l'unica cosa che posso dire è che ah, il palpa. Tu qua il palpa. Vado a vedere se riesco a fare qualcosa col PC. Io va bene. Mi stacco e ok, vedo. Grazie per un tuo giudizio sulla su Ando prima che stacchi. Generico? Sì, generico, come No, ma allora diciamo che è una serie che ha un potenziale infinito. Cioè so, dipende da come si gestiscono questi ultimi episodi che ci saranno. Finora è lentuccia, però devo dire sì, alla fine quello che hanno detto gli altri, che ho delle aspettative abbastanza alte io, perché le capacità, i soldi soprattutto per fare bene li hanno, quindi rispetto a un bel po' di qualità, un bel po' di azione alla Star Wars, c'è un collezione senza spade laser che un po' manca, e quindi sì, mi piace vedere queste cose qua, ma per il resto siamo su un 7.5 con un buon potenziale verso l'8. Ah, non è no. Che rispondi come gli altri, che uno ha detto come Under, uno ha risposto no, nah. Sì, l'ho sentita, nah. Bellissimo. Ah. Vabbè, ah, questo è comunque, vedremo domani, dai. Beh sì, vediamo che c'è, sesta puntata. Vedremo domani, dai. Sì. Vediamo un po'. Bon, dai, ciao ragazzi. Bella. Buona serata. Ciao, bella. A domani. A domani. Allora, una cosa che volevo dire, io spero che domani che faranno vedere forse qualcosa di interessante, spero che si incontrerà il droide di sicurezza e che lo convertono. Io solo quello sto aspettando, sono sincero. Ma mi sa che lo vediamo nella seconda stagione. Esatto, secondo me. Lo so, però sarebbe figo, raga. Anche se tecnicamente i droidi di sicurezza li hanno tolti, no, più o meno, perché abbiamo visto che li usavano ancora su... però li usavano ancora in Rogue One. Ancora il problema è che l'attore che dà la voce al droide non è nel cast. Non è stato annunciato essere nel cast. Che cast, ok. E beh, se trovi qualcun altro, forse metteranno... No, chiamano lui. Chiamano lui, speriamo di sì, allora niente, che tristezza. Ma tu ti aspettavi troppe cose, ho detto la serie è veramente lentissima e ti dirò, tu mi direi ma perché l'inizio della carriera di Andor? Vabbè, ma a me non me ne no, ma non me frega neanche, io pensavo che era un episodio separato. Ci sono due palpa, ma di cosa cazzo. Vabbè, chiama Fabio, digli di unirci anche lui, così ce ne sono. Ma che ci siamo già. Ah, esatto, così tanto tutti due senza tre, sai com'è. Esatto. No, aspetta, è lui con la Scano. Che visto bionda, sì. Mi hai detto che è lui quando c'era la Scano che erano i... Mamma mia. Sì, ma guarda come arrivano i due palpa, bellissimo. Danny, hai visto? Dimmi che hai visto. No, ma Danny è stato buttato ai... Ah no, c'è... No, Danny, no, è entrato, Danny, è entrato. Che cacchio dice? Per questo ho detto Danny hai visto, perché era più un combattuto. Dai, ragazzi, forza, ho aspettato in coda, ma ha fatto rientrare. Sì, perché quella qui... il nostro compagno è stato menato malissimo. Sì, è stato menato che ha quittato. Ragazzi, riusciamo a radunarci un secondo. Troppo difficile, la sto vedendo una difficoltà disumana. Cioè, io ho provato, io ho quasi ucciso Bosch e poi sono arrivati uno stormo di Palpatine. Come li definisci un po' di Palpatine? Un epidemia. Venga di qua lei. No, grazie. Han solo porco il clero. Ma Han Solo non andare da solo. Io sono solo. Capito che sei solo, però. Anche Nanni, guarda, poverino. No, perché non l'hai scioccato? Non l'ha colpito! Voglio Darth Vader. Ho capito che Darth Vader, ma io vado a cazzotti a sto punto! Ma perché c'è la morte con me? Perché viene solo... E perché è tuo padre, e ti sei comportato male a scuola. Ovviamente è mio padre. Perché che... Ah, e che ne sai? No, dai, Darth Vader aveva tipo 31 di vita, raga. Ma toglimi Ando, per favore, fammi mettere qualcun altro. Sto avendo molta difficoltà, quindi ti provo, perché studente sono in proponibile. Ciao, vale. Dove devo andare? Figliolo, dove devo andare? Andiamo dove ci sono puntini verdi. Chi è quel dimmi dove è me stesso. Dove è il mio me stesso? Aia, mi stanno colpendo malissimo. Salve.
ho visto una cosa brutta. Man solo. Pastraia, no! Mettiamoli tutti, cazzo! L'hai visto? Dimmi che la... ma l'hai visto? Madonna, che combo! No! Ma avete visto che è successo? Sì. Darth Vader è volato, mi aveva afferrato mentre lui è volato, io sono strazzato presso a lui. No, ma hai visto? Solo, hanno solo, no, cazzo vai, hanno solo porto. C'è il palpa. Oddio. Il palpa. No, perché il palpa non reagisce alla gravità? Guardalo, però mi fulmina con male cane. Dai. Raga, rientrate in questo buco schifoso. Buco schifoso. Ma guarda il palpa in combo, guarda che roba. Vabbè, ci ho provato. No, dopo dovete riguardare un attimo la live in quella scena dello strangolamento, perché quando mi sta strozzando Darth Vader ed è volato, sono volato appresso a lui. È bellissimo. Ma dai, ma sti Palpatine che ti schivano tutto e sono dei tre ardoni di merda. No, ma questi stanno giocando. Sì, sono degli spoof del cazzo, perché non ci credo neanche morto che uno è il 10 e l'altro è il 70. Sicuramente. Mi racconta palle. Dai, non è possibile che non l'ho preso nessuno. Morto. Mi ha ucciso me stesso. Mi sono ucciso da solo. Ok. Andata. Che dice? La stacchiamo, usciamo? Che tanto... Se vuoi possiamo fare caccia Ewok. No, è tardi. Per me è tardi. Appunto, io mi sa che esco. No, stacchiamo. La prossima volta, la prossima volta, dai. Ah, ok. Non è che il tuo istinto si ribella. No. Ok, ragazzi, allora quella stacchiamo. Ci siamo divertiti. La prossima volta parleremo di episodio 6 e probabilmente il 7 e l'8. O solo il 6 e il 7. Vediamo un po' come ci riusciamo. Anche del 10, già che ci siamo. Sì, facciamo tutti direttamente. Qui del 38, andiamo, ragazzi. Facciamo così, parliamo della seconda stagione. Sì, direttamente. Forse uscirà qualcosa di interessante. Scherzi a parte, ragazzi, salutate. Che così stacco. Ok? Ciao. Salve. Cioè, addio. Salve. Buongiorno. Salve. Qui del 38, passo e chiudo. Bella, ragazzi.